nuova puntata di Backstage sta per prendere il largo. Ovviamente, come ogni mercoledì sera, e una settimana sì, una settimana no, sono qui con il mio amico Marco Calderone per raccontare le band emergenti e le band che fanno comunque della musica il loro stile di vita. Quest'oggi mi pare di avere una persona molto importante con noi, Sì, dottor Feelgood. esatto, abbiamo Dottor Feelgood. Dottor Feelgood, insieme alla sua band di Black Pillies, che rivedono brani Lee Billy, anche country blues degli anni 20-30, e Dottor Feelgood, Maurizio Faulisi, che lo conosciamo perché tutte le mattine, dalle 6 alle 9 del mattino, fa rock and talk su Virgin Su Radio. Virgin E Radio. con la sua Billy hanno deciso di promuovere la loro musica presso i nostri studi. E vedremo l'evoluzione perché una registrazione dell'anno scorso in quartetto e poi un video anche in quintetto con l'aggiunta della tastiera. Quindi, Perciò vuoi lanciarlo tu e sì, iniziamo il programma? Dr. Feelgood and the Black Billies a Redland Home Studio di Radio Senza Tempo. Thank you.
sono un pretesto per inserire in un repertorio tutto quello che mi piace, ci piace, particolarmente a me e Ruben Minuto, questo signore qui, che ci conosciamo da 30 anni, condividiamo gli stessi gusti, ecco, abbiamo gli stessi gusti dal country al blues, al bluegrass, all'old time, al rock and roll, ed è Black Billies, un progetto che include tutto questo con un approccio, sì, rock and roll, ma nel cuore, nel nostro cuore, batte la country music. Allora, per essere il tuo lavoro sei in forza. Per essere uno simpatico sei a volte stronzo. No, beh, volevo dire qualcosa di sensato e non sparato lì. Manca uno, partiamo da quello che manca: Fabio Nobile al pianoforte, che prima o poi vedrete anche voi. E invece qui abbiamo Alessandro Porro, è lui, eh? E Alessio Gavioli e Ruben Minuto. Ruben Minuto è uno che le canta e le suona da 30 anni a questa parte. Ha un mucchio di band, ha un mucchio di progetti. Abbiamo fatto vari tentativi di mettere insieme qualche cosa, questo ci... Quella che è venuta a mente. Sì, ci motiva di più, evidentemente, sì. E le canzoni che siamo venuti qua a registrare, in mezzo a queste belle colline che sembrano gli Appalachi, sono due canzoni che sono decisamente rappresentative, sono più quelle più chitarristiche, proprio perché, vista la mancanza del pianista, abbiamo pensato di presentare, di registrare Fast As You di Dwight Yoakam, è un pezzo country accattivante, abbastanza aggressivo, quasi rock, e poi un classico del passato da Buddy Holly, che è uno dei miei preferiti in assoluto, Blue Days, Black Nights. Lui la fa con un taglio più rockabilly, noi country rock and roll. Loro due non si esprimono tanto perché arrivano da progetti molto diversi. Col country si sono accostati grazie o per colpa nostra, sì, sì, è vero, confessano. Sì, tutta colpa vostra. Sì, io arrivo dal panchettone caffone degli anni 90, California. Roba californiana. Sì, sì, quella cosa. Poi non ho mai messo il cappello. Prima o poi ti toccherà metterò il cappello. Quando c'è una situazione che lo permette, addirittura dalla lontana Svizzera italiana scende a valle anche Matteo Ringressi, che salutiamo, ciao Matteo. Meraviglioso weekend in Liguria. All'insegna del bel tempo. All'insegna del bel tempo. E dell'accoglienza. E dell'accoglienza, sì, 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 sì. Gran bei posti, complimenti. Vi invidio. Ma non è vero, dai. Sì, ma vabbè, ma rapportato a Cinisello io invidio tutto il mondo. Un giorno vedrà alla luce un album, probabilmente sarà un vinile con la possibilità di scaricare online, fare il download delle canzoni. Presto ci saranno delle t-shirt, dei grattaschiene e anche dei calzascarpe. Siamo grandi appassionati di gadget inutili e tenetevi pronti a comprare cose inutili e sentirvi obbligati a farlo ai prossimi live. Thank you.
had you. And now somehow know how I'll pay for the time I made you blue. What memories of you make me sorry? Why gave you a reason to doubt me? But now you're gone, and now you left me all alone with a memory I think of you. And now somehow I know how I'll pay for the time I made you blue. Dottor Feelgood, che dire? Devo dire che molti DJ e musicisti che lavorano all'interno di radio importanti, anche nazionali, hanno poi una seconda vita da turnisti o da gruppi musicali. Parliamo da Nick the Nightfly in giù, ovviamente, che... però molte persone, devo dire, che non bastandogli la musica che fanno durante il giorno nel loro proprio lavoro, la vogliono anche suonare di sera e di conseguenza poi alla mattina hanno delle bellissime voci rauche. È vero, infatti questo progetto ne è la prova. Esatto. E loro, Dottor Feelgood e Maurizio Faulisi, è sempre in giro,
fa concerti e poi la mattina alle 6 comincia col suo programma. Esatto. Un buon motivo per non andare neanche a dormire. Esatto. Seconda parte, ho portato un disco di Nasby & Crosh, un gruppo di Milano che fa folk, rivisita alcune canzoni big dei tempi e poi fa anche musica loro. Scrivono e anzi adesso colgo l'occasione per dirvi che il 14 di febbraio usciranno col nuovo EP e sarà disponibile su qualsiasi piattaforma digitale. Oggi andremo a vedere quando sono venuti a Redland Studio per promuovere la loro musica e li abbiamo anche intervistati, così li conoscerete. Benissimo, allora backstage continua.
Ciao, noi siamo i Nesbian Crush. Da destra a sinistra c'è Domenico Vena al Lucubass, Alessio Premoli alla chitarra, io sono BT, voce e chitarra e mandolino, Federico Cavaliere alla fisarmonica e a un sacco di altri strumenti che sa suonare molto bene, e infine il nostro percussionista Riccardo Quagliotti in arte Boom Boom. Noi siamo una band fondamentalmente folk pop, prendiamo delle canzoni che in realtà hanno una struttura molto radiofonica e gli diamo delle sonorità che possono essere ricondotte alla West Coast degli anni 60-70. Infatti il nostro nome richiamerà quello che magari i più anziani tra voi sanno bene. Siamo di Milano e dintorni, siamo nati nel 2013 inizialmente come duo, io e Federico, poi dopo si è aggiunto Alessio. Dopo una serie di vicissitudini si è arrivati a band completa con Domenico e con Riccardo. Abbiamo una serie di esperienze musicali molto diverse tra loro. Per esempio Riccardo ha suonato per molto tempo un pop molto ragionato con i 7 Marzo, e Alessio ha suonato in diversi progetti anche dal metal, ma è un chitarrista molto versatile, molto duttile. Domenico invece è un musicista tutto tondo, insegna musica in diverse scuole, chitarrista, pianista, insomma esplora la musica a 360 gradi. Nel 2013, quando ci siamo messi in questa avventura, volevamo fare un album, doveva chiamarsi The Storm, ma poi dopo ci siamo guardati in faccia io e Federico e ci siamo detti: chi è che ascolterebbe nel periodo di Spotify 12 canzoni folk pop di fila? Credo nessuno, quindi abbiamo deciso di spezzare il tutto in 3 capitoli. Il primo capitolo è uscito nel 2014 ed è un EP di 4 brani che si chiama Quiet Before the Storm, ovvero la quiete prima della tempesta, e descrive tutta l'ingenuità che sta prima di questa tempesta emotiva che è stata scatenata durante questi anni. Lo scorso anno, nel 2018, tra l'altro vogliamo ringraziare un ex membro della band che è Gabriele Fauro, che è stato nostro percussionista per un paio d'anni, ci ha aiutato a pubblicare il secondo capitolo che è Here Comes the Storm, un altro EP di 4 brani in cui abbiamo scelto sonorità più dure, più particolari, in cui ci siamo messi molto alla prova anche a livello compositivo. Siamo in procinto di lavorare al terzo e conclusivo capitolo della trilogia, che si chiamerà Hush Beyond the Storm. Non vediamo l'ora di farlo. Con una band così è tutto molto più bello e molto più facile. La prima canzone che avete ascoltato è Message in a Bottle dei Police, una cover, in quanto il nostro progetto è fatto anche di cover oltre che di brani originali. Message in a Bottle siamo molto affezionati perché comunque sia è la prima canzone su cui abbiamo lavorato insieme. Just
for a while? Shall I stop the time? Tokyo, but a little troubles. There's a night that's waiting for us, to be honest with ourselves. Talking about philosophy and music and some broken heart is better when she's here, and she tries to keep me up and I am free. So tell her what I feel. She doesn't let me be misunderstood. Ever called sister and old friend? Does she ever hug you, whisper when you're scared? You can stay as long as you like. Can you stop the time? Can you stop the time? Avete appena ascoltato Have You Ever, che fa parte del nostro primo EP, Quiet Before the Storm. È una canzone molto tenera e dolce perché evoca dei ricordi infantili, quando si andava magari in vacanza e ci si divertiva a scoprire un sacco di cose intorno, natura, fauna, flora, insomma tutto quello che un bambino non è abituato a vedere in città. Vi facciamo ascoltare invece un brano del secondo EP, Here Comes the Storm. È un brano molto pazzo che ho avuto la fortuna di comporre insieme ad Alessio. Si chiama Three Lines Collide e fondamentalmente è la descrizione di uno stato d'animo di non lucidità che spesso è derivato da sostanze alcoliche, nel mio caso non stupefacenti, però una mancanza di lucidità e di capire esattamente dove sei, che cosa stai facendo e perché. Quindi a questo punto vi salutiamo, vi aspettiamo a qualcuno dei nostri concerti. Seguite la nostra pagina Facebook Nesby & Crush, seguite la nostra pagina Instagram chiocciolina Nesby Crush, tutto attaccato senza lei in mezzo. Buon ascolto a tutti. Jar full of some blurry pictures, future.